Ciao, ciao a tutte. Allora, è arrivato il postino e io sono rimasta senza parole. Vengo e mi spiego. Allora, qualche giorno fa avevo contattato la mia amica Maria Zarzana, che mi aveva mandato un pacco regalo dopo le feste di Natale. Tra il materiale c'erano dei cabochon che io ho utilizzato molto in questo periodo e che mi sono piaciuti tantissimo, che sono delle mezze perle che forse avrete visto perché ho realizzato sia dei ciondoli che degli orecchini. E allora qualche giorno fa, siccome li stavo terminando, gli ho mandato un messaggio, non mi ricordo se ci siamo sentiti telefonicamente, e le avevo chiesto dove li aveva comprati, perché mi interessavano e li volevo comprare. Però lei giustamente mi ha detto: ma no, sai Terry, io questi qua li ho presi al mercato qua dove abito io e non si trovano nei negozi fisici. Se ne li vuoi, io ce ne ho ancora qualcun altro e te li posso mandare. Giustamente io, Maria, però mi devi dire il disturbo perché io ti devo pagare e tutto, mi sembra il minimo. Però lei, la monella, cosa ha fatto? Me l'ha mandato il pacco senza dirmi niente ed oggi è arrivato il pacchettino che adesso andiamo ad aprire insieme. Infatti, vedete, è ancora chiuso, non l'ho voluto neanche aprire perché me lo voglio gustare con voi il pacchettino. Però sto capendo che qua non penso che siano solo quattro cabochon perché il pacco è pesantuccio. Comunque adesso lo apro e ci vediamo subito. Vi evito il rumore un attimino. Ora, rieccoci qua. Ho tolto la busta e adesso andiamo a scoprire insieme quello che mi ha mandato. Io stavo facendo qua dei lavoretti e nel frattempo mi ha suonato il postino e quindi ho dovuto aprire. Ma ragazzi, io già qua ho dato un'occhiata. Maria, sei monellissima, no monella, di più. Guardate cosa mi ha mandato la monella, guardate. Gli avevo chiesto i cabochon, non gli avevo chiesto tutto questo. Mamma, guardate che meraviglia, questi sono i cabochon che vi dicevo, ma me ne ha mandati tantissimi. Allora ragazze, mettetevi comode perché adesso vado a mettere la telecamera al giusto, diciamo, alla giusta misura e andiamo a vedere quello che mi ha mandato la carissima Maria. Allora, io sono senza parole e sono molto emozionata perché ho letto una cosa che lei mi ha mandato e che posso anche leggere sicuramente a voi perché è un messaggio breve ma che dice tutto. Eccolo qua. Carissima Maria Teresa, sono molto contenta che YouTube ti abbia messo nel mio cammino. Ciao, un abbraccio a te e alla tua famiglia. Ma io, cioè, sono senza parole, Maria, perché veramente tu hai fatto, già avevi fatto tanto prima. E adesso hai fatto troppo perché io, tu lo sai, ti avevo chiesto solo quei piccoli capo, però non so veramente cosa dire, sono senza parole, mi hai spiazzata veramente. Questo lo apro per ultimo. Allora, intanto vi faccio vedere questi bellissimi cabochon che mi ha mandato, che sono l'oggetto, diciamo, della discussione e sono questi qua, vedete che belli. Io ad esempio questi qua non li trovo nei siti e me li ha mandati sia in queste misure qua, che penso che siano una 10 mm, che anche questi qua molti grandi, molto grandi, che io ho realizzato i ciondoli e ho fatto anche il ciondolo, se avete visto il video precedente, quello con il corallino e le perle di fiume, ed era questa qua la perla che io avevo messo proprio nel ciondolo che risaltava moltissimo. E di queste qua me ne ha mandate due pacchetti. Questo qua è un pacchetto più le mezze perle. Molto belle anche questi qua per realizzare degli orecchini.
Poi mi ha mandato questi qua che si possono usare benissimo anche per fare dei bracciali tra una perla e l'altra, tipo distanziatori. Poi mi ha mandato questi elementi molto belli, sono smaltati, che li apriamo subito insieme e li guardiamo. Guardate che meraviglia, molto bello questo qua smaltato bianco e rosso. E anche questi cerchi. Questi qua già molto semplicemente con una perla pendente sono un bellissimo paio di orecchini. Belli veramente. Grazie Maria. Poi, non contenta, mi ha mandato le monachelle quelle in acciaio che mi aveva mandato già la prima volta. Queste qua ve le faccio vedere perché sono molto belline queste monachelle. Sono semplici ma danno veramente un tocco veramente delizioso alla creazione. Ok, questa poi magari me la sistemo. Vedete? Veramente belle. E queste qua mi ha scritto anche il bigliettino e mi ha scritto: visto che le metti nelle tue creazioni, te ne mando ancora qualche paio. Qualche paio, direi. Molto più di qualche paio, Maria. Grazie, grazie tesoro. Non so veramente cosa dirti. Sono veramente, mi hai lasciato senza parole, veramente. Poi mi ha mandato, guardate qua, delle perle bellissime. E allora, aspettate che le apro, le apro, le apro, le apro, le apro da qua. Ecco. Queste sono, se non sbaglio, dovrebbero essere la misura di 6 mm. Bello questo colore. Queste non lo so, forse sono in vetro. Vediamo. Sì, queste qua sono in vetro. Ed è un color nocciola. Poi abbiamo queste qua, molto belle, che è un oro. Poi abbiamo queste qua in vetro, verdi. Poi abbiamo queste qua rosa. E, allora, voi in camera le vedete un pochino più accese come rosa, ma è più un salmone che un rosa acceso. E queste le classiche bianche. Ok. Poi ancora non contenta, mi ha scritto questo qua. Mi ha mandato questa collana da chiudere alla lunghezza del tuo collo. Penso che il pezzo di base ti manda un po' di filo. L'apriamo subito e vediamo. Eccola qua. Guardate che bella. È una collana con questi cristalli. Poi c'è al centro questo cuore blu, bellissimo. Penso che sia in vetro. No, è una porcellana. Sì, non è un vetro di Murano, ma è una porcellana, come in porcellana sono anche le perle, queste qua ai lati. E poi c'è il filo che ancora si deve chiudere, e poi questo qua magari ci penserò io. Maria, grazie. È molto bella, molto elegante. Con questi cipollotti che richiamano gli orecchini, quelli che mi hai mandato, gli orecchini Roma, dove c'erano questi cipollotti nella tessitura dell'orecchino. E farò quindi una variur. E poi mi ha mandato anche un altro po' di perline di queste qua, queste belle luminose, vedete? Molto belli questi cipollotti. Ok. E adesso andiamo ad aprire questo qua che non so che cosa contiene, ma lo immagino. E allora, vediamo un po', vado a tagliare per non fare rumore. Spero di non aver dimenticato niente, anche se ha mandato tantissimo, mamma mia. Ragazze, ragazze, guardate cosa mi ha mandato. Che bel ciondolo. Bellissimo, con queste perle in ceramica, il colore rosso che piace a me piace moltissimo il rosso. Poi c'è questo cordino, sali e scendi, con questo centrale così, e poi c'è bellissimo la collana lunga come piace a me, vedete?
Bellissimo Maria, questo lo metterò ora perché ho una camicia rossa dove ci starà sicuramente una bomba, veramente. Ma che cosa ti devo dire, Maria? Che mi hai lasciato senza parole. Comunque, io ti ringrazio, tu lo sai, e anche io sono contenta che YouTube ti ha messo sulla mia strada, ma non perché tu mi hai mandato questo, ma perché vedi, si conoscono delle persone veramente splendide e nel nostro mondo diciamo che si trovano sia le persone belle che quelle meno belle. Io fortunatamente fino ad ora ho trovato delle belle persone e spero sempre di trovarne sempre. E con questo ti voglio ringraziare, ti voglio dare un abbraccio virtuale e spero veramente, come ti ho detto l'altra volta al telefono, di poterti conoscere un giorno, come l'ho detto ad altre ragazze che ho conosciuto tramite YouTube, perché veramente mi ritorno a ripetere, ho conosciuto delle belle persone. E con questo ti abbraccio, ti mando un grandissimo bacio e ci sentiamo molto presto, tu lo sai che ti chiamerò. Ciao, ciao a tutti e un bacione a te, Maria. Ciao ciao.